avete fatto nello stesso tempo anche un'attività che va in conflitto con questo rilasciare licenze libere, allora vi siete anche messi nei guai da un punto di vista legale come autori. Ad esempio, quello che si è scritto alla SIAE prima di quello che della modifica che è avvenuta l'anno scorso, quindi fino al 2018, autori che erano iscritti alla SIAE e nello stesso tempo rilasciavano opere con licenza Creative Commons, si erano esposti a delle sanzioni interne da parte di SIAE. Poi che SIAE non l'abbia mai fatto e abbia lasciato correre, è perché spesso si tratta di autori molto piccoli che non generano molto utile, quindi, come dire, lasciano correre, oppure non se ne sono mai accorti, oppure per una scelta strategica hanno deciso di non sanzionare, però non si poteva fare, c'era scritto chiaramente nel regolamento attuativo e nel regolamento della SIAE. Adesso ho letto l'ultima versione del regolamento, articolo 18 bis, dice che sì, è permesso rilasciare licenze per uso non commerciale parallelamente, perché questo era stato richiesto anche dalla direttiva Barnier, quindi la SIAE si è dovuta adeguare, però lo devi fare notificando alla SIAE che lo stai facendo, e anche lì è comprensibile, perché se io sto da un lato dando mandato a SIAE per gestire i miei diritti in nome e per conto mio, quindi sto dicendo alla SIAE sostanzialmente di andare in giro per le discoteche, per i locali, e verificare se e come la gente utilizza i miei brani musicali. È chiaro che se poi io da un altro lato rilascio un'autorizzazione molto ampia all'utilizzo degli stessi brani, la SIAE inizia a non capire più nulla. Ma non solo la SIAE, questa scelta un po' schizofrenica si riflette sugli utilizzatori, i quali non capiscono più nulla. Vedono che su un sito c'è una licenza open che ti dice: ah, puoi utilizzare. Dall'alto ti arriva il tizio della SIAE che ti chiede: hai compilato il bordereau? Hai messo quell'autore, perché quello lì è un autore mio? E chi è che ha ragione? In realtà hanno ragione tutti e due. Però l'errore è radicato nella scelta sbagliata del titolare dei diritti, che non aveva capito cosa stava facendo. La stessa cosa è il titolare dei diritti, l'autore, che fa un contratto con la casa discografica, un contratto classico di quelli in via esclusiva, cioè per cui si cedono in esclusiva i diritti ad una casa discografica, ad un'edizione, un'etichetta di edizioni musicali, e poi rilascia sulla sua pagina Facebook, sulla sua pagina SoundCloud o Jamendo che sia, gli stessi brani sotto licenza Creative Commons. Tanto li ho scritti io, ma non funziona così, perché se tu hai ceduto i diritti in esclusiva ad un'etichetta, ad un editore musicale, a una casa discografica, sono diventati loro i titolari dei diritti e quindi sono diventati loro il soggetto che può scegliere o meno di applicare una licenza Creative Commons alle opere, e tendenzialmente non vorrebbero farlo, non gradiscono di farlo. Perché? Perché una casa discografica che fa business proprio sulla vendita di copie, perché è ancora il vecchio modello, cioè io investo nel produrre un disco di un artista, perché poi mi remunero come azienda, come società discografica, vendendone le copie o vendendo gli accessi sulle pagine, sui vari account online. È chiaro che non gradisco che su un altro sito che mi fa concorrenza, che tra l'altro è proprio quello del mio artista che io ho messo sotto contratto, vengano utilizzate le opere liberamente, perché c'è una licenza che lo autorizza. Quindi vedete che anche lì il problema è alla radice. Se capiamo come funzionano, invece dovrebbe cambiare un po' la musica.